È inutile provare a fare una domanda a Ciriaco De Mita, perché, perché quasi sicuramente adesso riprenderà, diciamo, quello che ci ha offerto come stimolo alla discussione e al ragionamento per De Vacca. Però una cosa volevo proporgli: l'impressione che ho sempre avuto io è che De Gasperi, anche nella storia poi del suo partito, fosse stato da subito monumentalizzato, ed è molto bella anche nella parte iniziale del libro questa dimensione quasi agonistica dell'atteggiamento di Fanfani nei funerali di De Gasperi, questa volontà di coinvolgimento, questa volontà di ruolo nel partito. Ma un leader, un maggiore, diciamo, però non così amato, non così venerato, non così presente poi nella storia del partito, come ad esempio sono stati alcuni storici leader comunisti nella storia del PC. Basti pensare in tempi più recenti, ne parlava prima Beppe Vacca, la figura di Berlinguer. Questo ruolo di Gasperi, forse non lo ha mai avuto, forse non di più di laicità della Democrazia Cristiana, non so, questa cosa però mi ha sempre molto, molto colpito. E poi adesso nel dargli la parola invece un riconoscimento che non c'entra niente, che riguarda gli anni di cui parlava prima Marco Alessandrini a proposito del bel libro Alto di Beppe San Giorgi, Piazza di Gesù. Io credo che ci sia un aspetto del libro Piazza di Gesù di approfittando del fatto che lavorava con te, perché nei diari ha fatto un libro bellissimo. Lui è stato portavoce di De Mita, segretario della Democrazia Cristiana. Un aspetto secondo me trascurato, poco citato, poco noto di quell'esperienza politica è stato il forte investimento che quella segreteria diede sul giovanile. Questa è una cosa sull'attenzione alle nuove leve del partito. Questa è una delle ragioni per cui oggi noi abbiamo tanti leader, quarantenni e cinquantenni, che nascono da quelle fila, da quel movimento, a partire da Renzo Rosetti, insomma, per poi passare a Franceschini, Letta, lo stesso Renzi, che regionalmente nella mia generazione, noi come giovani poi ci siamo giovati di quel filone. Ecco, quello è stato un investimento, e la mia... No, ma le posso garantire che la mia generazione stava lì in mezzo, diciamo, più o meno in quello che residuava, era finita. Ecco, questa è stata una cosa importante di questo, colgo questa occasione per ripensare al professore Dottore. Io sono venuto molto volentieri, pensavo ci fosse pure Caldarone. Sono venuto molto volentieri per una circostanza che credo non sia molto percepita. Sarà che, non svolgendo più attività politica nel baraccone del Parlamento, incontro persone, non sono storici, però che riflettendo in un certo mondo recuperano la grande funzione della storia della Democrazia Cristiana. E la cosa che mi incuriosisce di più è che gli osservatori attenti in gran parte non sono di esperienza democratica cristiana, come se fosse un giudizio come l'hai raccontato tu. No? La seconda, io conosco San Giorgi perché è cresciuto con me, lui si è fermato giovane, io sono cresciuto un po' di più. E la collaborazione con lui non è il rapporto del leader e del portavoce, insomma si pensava insieme, mi faceva osservazioni. Io avevo il difetto di accelerare sul futuro, è un difetto in politica, e l'ho scritto, nessuno se ne è accorto,
ma io ho scritto in un racconto che ho fatto di come ho vissuto io la storia politica italiana, soprattutto per la parte che riguarda la mia segreteria, ho detto in maniera molto chiara: quando in politica un'idea non si trasforma in fatti è un'idea inutile. È così. Però io non mi fermo al 70-71, io arrivo alla fine degli anni 80 come la grande storia democratica del paese. E la cosa che devo dire, io non sono stato De Gasperiano, ma non sono stato neppure Dossettiano. Ho stimato De Gasperi riflettendo dopo, e devo dire che riflettendo dopo io ho svolto con me stesso due considerazioni straordinarie che riguardano il ruolo del leader, e voglio dirlo anche al professor Cringhese. De Gasperi non è Sturzo. Sturzo è il grande pensatore, l'ha detto Chabon, io l'ho scoperto dopo. E il popolarismo è la sola novità del secolo scorso, forse viene prima. E direi che in prospettiva questa cultura rimane. Per quale ragione, Beppe, questa cultura rimane? Perché non è una cultura ideologizzata, non ha un pensiero messianico da trasmettere al popolo, no, è una condizione, è un modo. Infatti di De Gasperi si diceva: De Gasperi è il metodo democratico, cioè un modo di organizzare la vita, ma senza la presunzione di anticipare le ragioni della vita. Da questo punto di vista questo pensiero rimane ancora valido. Il secondo, più straordinario, di cui non si parla ma si dovrebbe parlare, è la politica estera come proiezione della politica interna. Questa è l'opinione sturziana, ma che De Gasperi, per l'esperienza che ha vissuto, diciamo, ha incarnato, perché diciamo ognuno poi è beneficiato dal luogo dove è nato. Molti dicono: tu sei nato a Musco. Sì, sono molti difetti, non sono notare, non so fare tante cose. Mi diventare la Valle Greggio. No, aspetta un secondo. Però, in un certo senso, ho interiorizzato nei comportamenti i valori umani della comunità della montagna. E De Gasperi è stato un po' così. Lui, trentino, quindi italiano, non austriacante, però vive in una comunità del regno austro-ungarico ed è deputato al Parlamento di Vienna, non al Parlamento italiano, e non è irridentista, perché ritiene che l'irridentismo non è la soluzione, ma l'aggravamento del problema. E io ricordo, perché io fino adesso ricordo quasi tutto, quando è cominciata la lotta politica in Italia, io in un certo senso pativo, ero figlio della Lupa e Balilla pure io, quindi questo sentimento di nazionalità meno male c'era, nel sentire che Cesare Battista era eroe e De Gasperi era austriacante. Ed era un insulto, non una scelta. Poi col tempo, insomma, mi sono convinto che viceversa l'austriacante era quello che vedeva il futuro. E dopo la sua grandezza, diciamo che da questo punto di vista, mentre Sturzo ha teorizzato la politica estera come politica interna, De Gasperi l'ha organizzata. Lei detto, quindi, che era la domanda che io volevo fare. Ma una volta che l'hai detto, non era l'egemonia, era l'egemonia del processo, non l'egemonia del futuro. Era una concessione a te, se no che fai?
Noi siamo amici e pensiamo allo stesso modo. Anzi, eravamo iscritti alla stessa associazione politica, la base. È vero? Io ero un altro, quindi era la base per la vita. Solo la sua, come dire, non era profetico, aveva un'idea dell'organizzazione internazionale. E l'idea dell'internazionale, della relazione internazionale, non era l'esaltazione di una parte che poi comporta l'avversione all'altra, era la garanzia della pluralità dei dialetti. Io sono per il recupero dei dialetti, perché il dialetto era la lingua delle persone. Da quando l'abbiamo unificata, non so se sappiamo parlare, ma credo che non sappiamo più pensare. Questa è la cosa vera, non è la cosa. E la cosa che colpisce, lo dico all'inglese, non è tanto, come dire, il riferimento a questa storia, perché è stata una storia. De Gasperi, insieme agli altri, nel dopoguerra, capisce la tragedia che per due volte ha vissuto l'Europa e si muove per evitare la guerra, non predicando la pace, ma creando le ragioni della convivenza, dove si rispettano le identità, nessuno viene mortificato, ma si crea il contesto dove la competizione è ad aiutarsi, non ad ammazzarsi. E dicevo a Beppe sottovoce che la cosa che l'ho pensata mentre voi stavate parlando, mi ha colpito nell'ultimo periodo della evoluzione della storia europea. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gorbaciov e abbiamo discusso su come proseguire il governo dell'Europa, perché mentre all'est l'Unione Sovietica aveva realizzato l'unità militare e di politica estera e aveva unificato il paese, state a sentire, aveva unificato il paese, l'Europa occidentale era cresciuta economicamente ma non aveva unificato l'Europa. E lui mi chiedeva di assumere un'iniziativa per la costruzione della casa comune europea. Pensiamoci, come questa prospettiva fosse lungimirante e come viceversa le cronache di questi giorni ci dicono che la disgregazione è un'occasione che probabilmente non riusciremo a governare. Poi la storia è quella che è stata, però voglio ricordare un episodio. Dopo che io sono stato in Unione Sovietica, Kissinger venne in Italia e, avendo saputo di questo incontro, mi chiese di parlare e io gli racconto le cose che avevo sentito e mi sentii dire sì, che probabilmente all'Europa conveniva estendere i confini all'est, ma fino ai confini dell'Unione Sovietica, cioè inglobare i paesi. E io gli risposi che l'operazione o era completa o non si sarebbe fatta, ma era inutile. La seconda, secondo me De Gasperi, da questo punto di vista, è stato il personaggio politico nella storia del dopoguerra che ha visto in maniera lungimirante il futuro, non da solo, a concorso. Ma raccontate Andreotti che quando all'inizio francesi e inglesi proponevano di associare l'Italia ma escludendo la Germania, De Gasperi si rifiutò, perché escludere la Germania è un'altra versione, in maniera che si capiscano le cose che accadono. Quando si è deciso di dar vita alla moneta unica, la moneta unica è una proposta prevalentemente tedesca del cancelliere Kohl, che molti consideravano un fregnone, e lui ha spiegato ai rappresentanti dei governi dei 12 che c'erano allora che lui riteneva che la potenza dell'economia tedesca al centro dell'Europa sarebbe stata un rischio,
che questo rischio poteva essere evitato solo se la Germania veniva convocata nel contesto del processo di integrazione europea. E quando leggo adesso che i protagonisti che non hanno agevolato questo percorso adesso censurano i fatti che si verificano, non le decisioni che sono state assunte, ne ricavo che la condizione, come dire, di rischio che l'equilibrio internazionale corre e la democrazia corre è una qualcosa su cui la riflessione andrebbe fatta. Sarò breve, vorrei dire pure a Tringhese una cosa. Io non lo so se per difetto di cultura o per intelligenza del futuro, io non leggo la storia delle cose che sono accadute e quelle che potevano accadere. Io credo che la logica del processo, dei processi non sempre coincide con l'intelligenza che l'afferra. E questo presupposto mi aiuta a capire che la storia della democrazia italiana, se la leggiamo con riferimento alle culture che si sono contrapposte, non riusciamo a capirla. Se viceversa leggiamo i fatti, perché i fatti sono enormi nel processo di costruzione della democrazia in Italia, e siccome i fatti hanno un insieme di protagonisti, non c'è un protagonista, a me non piace l'idea dell'egemonia nella vostra versione, e qua mi sento tra me e te su Gramsci, e questo è il punto, ma è vero anche che, diciamo, i fatti incarnano le opinioni e i fatti che si realizzano correggono le opinioni, e questa sorta di processo dialettico. Allora leggere la storia sul particolare non ci aiuta a capire, ma leggere il risultato dei processi storici avendo la consapevolezza che il pensiero determina i processi storici, questa è la vera lettura che si dà. Per cui protagonista è De Gasperi ed è egemone del processo, ma nel senso che tu hai detto, quindi, ma protagonista è Togliatti. Io credo di averlo detto con molta serenità e molta pacatezza. Sì, poi facevano discorsi, dicevano cose che si contrapponevano, ma nella mia testa c'è il pensiero che se la storia italiana fosse stata fatta solo dalla democrazia cristiana, il risultato non sarebbe stato lo stesso. Posso dire una cosa di estrema attualità. Adesso che abbiamo un solo protagonista, io ho grande preoccupazione. Perché il solo protagonista non è sollecitato dall'altro pensiero, e il solo protagonista, perché questa è la natura umana, nel momento in cui ha un ruolo, perde la lucidità e non comprende più la realtà. Questa è l'altra osservazione che io vorrei fare, e la seconda. De Gasperi è vivo, vegeto, leader era Sturzo, lui era presidente del gruppo parlamentare dei popolari europei, e lui vive la stagione dove forze politiche democratiche, i popolari, i socialisti, non trovando la possibilità di convergere, insomma, favoriscono, vedi come si ripetono alcune cose, favoriscono il signore che arriva per... Nel dopoguerra De Gasperi è l'inventore della istituzione democratica più efficiente, la coalizione. La coalizione non è la somma di ideologie diverse, né presuppone che per andare d'accordo bisogna cancellare il pensiero. Lui rispetta i pensieri dei partiti diversi, e io lo dico da solo e voglio dirlo pure a voi. Se pensate che nel 47-48, quando è stato fatto il quadripartito, i socialdemocratici erano marxisti, erano più marxisti dei comunisti, perché i socialisti, è vero,
erano più rigidamente marxisti. Scolastica. Erano due scolastiche. Accetto il suggerimento, ma il pensiero è uguale. Dall'altra, i liberali erano massoni, i repubblicani erano massoni. E all'epoca, insomma, la posizione della Chiesa rispetto ai massoni, e ricordo un'espressione che si diceva, che De Gasperi, parlando, diceva: dobbiamo sapere che esistono, ma non ne dobbiamo parlare. Però bisogna sapere che esistono. E i liberali erano laici, reazionari, con questa variante, che il vero laico nell'equilibrio politico era De Gasperi, perché la laicità non era l'anticlericalismo, la laicità era il rispetto della libertà di ognuno, e lui viveva come sua dimensione personale il valore della fede come presupposto dell'impegno politico alto. E quando tu hai sottolineato che la parte che ti ha intrigato di più è quella, io, come dire, che ho questa convinzione. Io non ho, come dire, la religiosità sua, però io vengo da questa cultura, da questa formazione. Mio nonno mi insegnava che prima della cena si recitava il rosario, cioè c'era il rispetto del valore religioso. Però io da ragazzo l'ho interiorizzato, l'ho raccontato nel libro, ero solo credente, ero credente, credevo nel valore religioso, ma se un parente sbagliava gli dicevo che aveva sbagliato, ma con grande serenità, ritenendo, però mi rendo anche conto che la condizione della Chiesa dall'inizio del secolo fino a questi giorni, che non possiamo dire manco al Concilio, beh, però non aveva. E quando ho letto un articolo di uno storico del mondo cattolico come Giovagnoli, che i cattolici non sono adeguati, invece io nella mia memoria ho che i cattolici in politica hanno anticipato il Concilio. La laicità è una conquista dei popolari, non della Chiesa. Poi è arrivato questo Papa che ci ha sopravanzato, che apre una grande questione da ogni punto di vista. E De Gasperi non fa il porcello, non fa un sistema elettorale per fregare qualcuno, fa un sistema elettorale che ha la semplicità di dire: quelli che convergono sulla democrazia di un certo tipo, perché la distinzione c'è, non era solo la politica estera. La politica estera ha impedito il dialogo, perché la convocazione era da una parte e dall'altra, quello l'ha impedito. Però il dialogo non era possibile anche per le strategie future. E io credo che tutti adesso, anche procedere in maniera molto serena, la grande storia degasperiana ha consentito al paese di avviare processo democratico formando la maggioranza, non la maggioranza degli eletti, ma la maggioranza dei voti, ma sapendo che chi governava, governava e per la maggioranza e per l'opposizione. Non c'era la distinzione. Esatto. Questa è la grande storia di queste due grandi culture. Siccome ho accennato per il futuro, la storia di oggi, io sono molto preoccupato. Se io dovessi fare, per fortuna non faccio il medico, ma dovessi prescrivere una diagnosi, direi che la democrazia rappresentativa è a rischio, perché abbiamo processi paralleli, mentre la realtà cancella i diritti, le libertà, le attese, le speranze. La politica annuncia verbi che devono creare la condizione, e non è vero. De Gasperi, che era un grande politico, faceva le cose e non le spiegava. E mi è rimasta nella memoria, a proposito di progressisti e non,
che quando De Gasperi ha fatto la riforma agraria, fare la riforma agraria era la cosa più difficile a quell'epoca. Ha fatto la riforma agraria a Mendola, che era una bella intelligenza che capiva, disse: ma guardate questo, non solo ha fatto la riforma agraria in 2 mesi, ma l'ha fatta anche a provare, senza imporre la fiducia. Ho letto questi giorni, i governi di De Gasperi approvavano 2.700 leggi all'anno, il Parlamento funzionava, non si metteva la fiducia di nessuno. Nella legislatura. Adesso non solo non si riesce a governare, ma la preoccupazione di annunciare la soluzione che nessuno riesce a capire com'è, diventa. Sono pessimista. Se ragioni, la ragione è uno strumento per capire, ma non lo metto proprio fuori strada. Noi lo dobbiamo leggere come uno strumento che ci aiuta, ma non come uno strumento verità. E allora queste iniziative fatte da un sindaco della sinistra, da un vice sindaco, insomma, e da un capogruppo, insomma, che avrebbe un dialetto diverso, e che invece adesso, volendo parlare, non ha la lingua, perché il PD non ha la lingua per parlare. Cosa mi alimenta la speranza? Che ci sono occasioni come questa dove la gente vuole discutere per capire e ricorda la storia, non per la celebrazione, ma per essere aiutato, leggendo la storia, a costruire il futuro. Del giudice, continuate con queste iniziative e io mi auguro di avere ancora qualche anno di vita e di intelligenza per dialogare con Ferdinando e ricostruire la storia di me. Grazie davvero al Presidente De Mita per questa bella testimonianza, questo suo ragionamento. E adesso andrei verso le conclusioni, a meno che non ci siano altri di intervento, con l'autore. L'hanno detto tutti, ma in realtà appunto da questo libro, che giustamente si compete nel titolo come uno studio, emerge il De Gasperi a tutto tondo, perché c'è lo statista, ma soprattutto c'è l'uomo, e soprattutto l'uomo di fede. L'uomo di fede anche nel rapporto con la sua famiglia, nel rapporto con sua moglie. Io parto sempre dall'idea, dalla consapevolezza, che per me forse è ossessiva, che il grande male del nostro tempo sia l'individualismo. Noi siamo profondamente, drammaticamente, dannatamente individualisti, legislatori, ognuno di noi ritiene di rappresentare, diciamo, il giudizio ultimo sul bene e sul male su questa terra, e questo rende fragili i nostri rapporti di coppia, questo rende fragile la società priva di messi, questo rende nulla la politica, perché è chiaro che nella legislatura di De Gasperi si approvavano 2.500 leggi, c'erano i gruppi parlamentari che condividevano una missione, un ruolo, una visione della società. Rende fragile la fede, sta facendo questo sinodo sul matrimonio, cos'è rimasto il matrimonio, quello che è. E io per questo, nel dare la parola all'autore, vorrei leggere per mostrare, per fotografare in attualità, perché in questo De Gasperi, secondo me, non era straordinario, era il sentire di un cristiano di quasi un secolo fa, quando scrive la sua fidanzata. Gli scrive una cosa che avrebbe potuto scrivere un cristiano dei primi secoli, un cristiano dell'epoca di San Francesco, un cristiano dell'epoca della Controriforma, un cristiano all'inizio del Novecento, forse non un cristiano oggi, perché forse non c'è più fede. E cosa scrive lui alla sua fidanzata, a Francesca, la donna che sta per sposare? Le scrive, ma non... Voi adesso ascoltando penserete che sia il parroco
di questa ragazza, che sia il suo padre spirituale, no, è il suo fidanzato, il suo innamorato, gli scrive: familiarizzati con la figura di Cristo, che solleva noi creature sue al di sopra dell'umana natura. Francesca, non voglio essere più solo davanti a lui. La personalità del Cristo vivente mi affascina. Vieni, io ti voglio con me e voglio che tu mi segua nella stessa attrazione verso un abisso di luce. Questa è la fede di De Gasperi. E cosa è rimasto a noi di questa fede? Sì, scrive questo la Modica, scrive anche quest'altro. È l'amore che ci domina, ci unisce, ci fonde in uno. Io ho un grande temperamento fisico e un grande temperamento spirituale. Del primo tu senti la stretta quando le mie braccia si stringono attorno al tuo bel corpo. Del secondo tu hai la sensazione quando ti guarda e quando ti parla. Sembra caduto questo, eh? Allora è il motivo poi del libro questo, perché le stampe sono importanti, però le stampe sono di marmo, sono belle ma sono fredde. E invece un uomo è fatto di carne, è fatto di passione, è fatto di sangue, è fatto di quello che sappiamo. E il desiderio era di capire come fosse questo uomo qui. Io avevo un rapporto particolare con De Gasperi, perché quando ero un ragazzino, a casa mia si parlava di De Gasperi come si parla dell'eroe della fiaba. E la politica, la grande politica, la bella politica, è come una fiaba, è la fiaba del riscatto dell'uomo, il brutto anatropolo che diventa cigno. Nella fiaba della politica è il duro, sofferto, travagliato passaggio dalla condizione di sudditi alla condizione di cittadini. Quindi la politica può essere una cosa del genere, e io a questa politica volevo raccordare De Gasperi. E a un certo punto sentì, leggendo le cose che scriveva, anzi leggendo il suo discorso e sentendo il suo discorso, io avevo lavorato all'Istituto Luce e avevo questi materiali, questi vecchi documentari, e sentì una volta De Gasperi che diceva con quella voce sua stentorea, bella, coinvolgente, e diceva: in mezzo siamo al 45-46, l'Italia esce dalla guerra nelle condizioni che sappiamo, gli scontri politici sono con le armi, non sono solo con le parole o nei talk show televisivi di oggi. In mezzo a questo popolo martoriato e schiacciato dai problemi economici, troppi predicavano l'odio della demolizione e l'odio della rappresaglia, ma il popolo italiano ha bisogno di fraternità e di amore. E allora poi, rivedendo la sua vita e come vince, come si comporta, io credo che un grande segreto, una grande arma della vittoria di De Gasperi sia stata esattamente l'amore. Lui ha fatto diventare l'amore un fatto politico. Io sto studiando in questo periodo, ma è brevissimo quello che dico, sto studiando in questo periodo la prima metà del secolo in Germania, perché non riesco a rendermi conto di come questo paese, dopo così i drammi della democrazia dei Weimar, così arriva a questa immensa, spaventosa, mostruosa tragedia del nazismo. E allora noi pensiamo che la vita della Germania della prima metà del secolo scorso fosse soprattutto per noi, ma in quella stessa Germania, in quei decenni, nascevano due scuole. Una è la scuola di Friburgo, che inventava l'economia sociale di mercato. L'altra è la scuola di Francoforte, che rivedeva criticamente le categorie del marxismo. Beh, le cose che queste due scuole hanno studiato, hanno elaborato, hanno trasmesso, sono state un grande viatico della democrazia europea della seconda metà del secolo scorso. Quindi sembra avere un'idea un po' compiuta di queste cose. E De Gasperi, uno dei fondatori della scuola di Francoforte, Adorno, lesse una volta una frase che mi restò tanto impressa: il dono è una violazione, e io aggiungo una bellissima violazione, della legge di scambio.
Quindi Adorno teorizzava e faceva capire come la gratuità era un grande valore economico. Ecco, così De Gasperi l'amore è stato un grande valore politico. E io credo che se oggi la dimensione della politica non recupera questo autentico amore per i propri simili, per i propri concittadini e per il bene del proprio paese, la politica non ci porterà fuori dalle condizioni di difficoltà nelle quali stiamo vivendo. Per questo ho voluto raccontare la storia di De Gasperi, che questo l'aveva capito. Bravo. Allora, vista l'ora e vista anche la completezza della discussione, io chiudo rapidamente. Chiudo con un ringraziamento al professor Zucchese, a Beppe San Giorgio, che ci conosciamo da 30 anni, ma ci perdiamo di vista pure per 10 anni, poi ci ritroviamo, è come se ci fossimo visti tutti i giorni. Penso anche voi, io particolarmente, devo un ringraziamento particolare a De Vita e a Beppe Vacca. Ho due bimbi che hanno parlato. Grazie. Non è da tutti. Beppe Vacca lo conosco da 40 anni, De Vita da 30. No, sono io che li conosco da 40 anni. De Vita da 30, ho il piacere di avere la loro amicizia. E siccome i giornalisti sono un po' autodidatti, non fidatevi dei giornalisti troppo sapienti, io ho imparato a essere una carta sorbente. E allora anche stasera devo ringraziare Vacca e De Vita, perché hanno ancora imparato delle cose, perché tutte le volte che parlo con loro imparo qualcosa, e questo è il valore fondamentale per me di iniziative come queste, perché se non impariamo niente non serve a niente neanche farle. Quindi ringrazio San Giorgio per averci dato questa opportunità, e anche da presunto imparo qualche volta, sembra strano ma è così. Bene, nel salutarvi e nel ringraziarvi vi volevo invitare altri due appuntamenti, cioè che ci siamo. Domani al Media Museo a Pescara inizia due giorni di convegno, D'Annunzio, la guerra, l'Europa. È il 41esimo convegno che il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani promuove. Siamo nel centenario della prima guerra mondiale, D'Annunzio vi ebbe non poca parte. Il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani è quello che durevolmente porta avanti lo studio su questa figura, che non è stata disconosciuta da Pescara, se mai abbiamo messo una parentesi, l'abuso. Il 30 ottobre ci troveremo nella sala consigliare della provincia invece per presentare nella figlia di Oro, in provincia di Pescara, quindi hai capito di cosa sto parlando, per presentare un romanzo, secondo pubblicato, di Antonio del Giudice, ma sarete tutti avvisati. Grazie, buona serata.